Franz Stangl mandava avanti un'imponente macchina omicida. Era responsabile della morte di 800.000 persone. Wiesenthal si occupò del suo caso. Voleva farlo uscire allo scoperto. I tedeschi erano fedeli alla vecchia Germania, al Reich. Era un pesce enorme da riportare a casa. Aveva degli allievi, tra cui anche Gustav Wagner. Lo chiamavano la bestia. Simon Wiesenthal è il cacciatore di nazisti più famoso del mondo. Al centro ebraico di documentazione conserva i fascicoli di centinaia di criminali di guerra fuggitivi. Il suo è un lavoro di ricerca. Ma oggi arriva una svolta inaspettata. Entrò nel suo ufficio un tizio ubriaco. Gli disse: se mi dai 7.000 dollari, ti dico dov'è che si nasconde Franz Stangl. Stangl era a capo di una imponente macchina omicida, responsabile della morte di 800.000 persone. Un omicidio di massa senza precedenti. La proposta è allettante. Stangl è ai primi posti nella lista dei criminali di guerra ricercati da Wiesenthal, che però è insospettito da un'offerta così insolita. Stangl era un mostro, ma Wiesenthal non poteva fidarsi di uno sconosciuto. Wiesenthal firma un accordo. Pagherà solo dopo la cattura di Stangl. Scoprì dove Stangl lavorava e abitava. Lui e la sua famiglia si trovavano a San Paolo, in Brasile. Simon Wiesenthal non rivedrà più il misterioso informatore. Da anni tiene nel portafogli una foto di Franz Stangl. Ora è tempo di consegnare il nazista alla giustizia. Stangl era un poliziotto in carriera, veniva dall'Austria. Con l'avvento del nazismo si unì al Partito Nazionalsocialista e divenne membro dell'SS. Fece carriera nel Partito Nazista. Poi venne inserito in un programma speciale, in Austria, al castello di Arnheim. Prese parte al programma Action T4. Le persone con menomazioni fisiche o mentali venivano asfissiate con il gas, perché erano esseri inferiori. Il castello era una scuola di addestramento per omicidi di massa. Come si fa a guardare impassibile delle persone che muoiono? Nelle camere a gas venivano uccise 150 persone alla volta. Gli piaceva stare a Arnheim a uccidere le persone. Credeva fermamente nelle teorie di Hitler sulla superiorità della razza ariana. Himmler, il capo dell'SS, scelse personalmente Franz Stangl come supervisore di Arnheim. Assegnò a lui quel luogo perché sapeva che ce l'avrebbe fatta. Con il programma T4 vennero uccise circa 300.000 persone. Dopo la guerra, Franz Stangl trova rifugio in Brasile, dove conduce una vita agiata con la moglie e le tre figlie. A San Paolo viveva una vasta comunità tedesca. Era come una seconda casa. Lui era felice. Le
Mangiavano würstel e cotolette viennesi. Festeggiavano il compleanno di Hitler. Cantavano vecchie canzoni tedesche. I tedeschi formavano una comunità attiva. Stangl lavorava in una fabbrica di auto e iniziò a guadagnare parecchi soldi. Il criminale di guerra si trasferisce con la famiglia in una casa spaziosa. Pensò di essere riuscito a lasciarsi il passato alle spalle e che ben presto si sarebbero dimenticati di lui. Come tantissime altre vittime della crudeltà nazista, però, Wiesenthal non può dimenticare. Lui e la moglie Saila, entrambi sopravvissuti alla Shoah, hanno perso 89 parenti. Chiunque abbia vissuto l'Olocausto non riuscirà mai a cancellare quell'esperienza. Wiesenthal l'aveva vissuto e doveva portare avanti la propria causa. Con il nuovo indizio in mano, Wiesenthal raggiunge i suoi contatti in Brasile per confermare la posizione dell'uomo. Trovare Stangl, però, è solo il primo passo. La parte più difficile è portarlo in Europa per sottoporlo a un processo. Wiesenthal decise di non chiedere al governo brasiliano l'estradizione del criminale, perché se la notizia fosse trapelata, Stangl avrebbe tentato la fuga. Per mantenere la segretezza, Wiesenthal tratta solo con una rete di contatti fidati. Non può rischiare di mettere in allarme i sostenitori brasiliani del nazista. In tutti i principali paesi del Sud America c'erano vaste comunità di tedeschi che erano estremamente fedeli alla vecchia Germania, al Reich. La fedeltà al nazismo rischia di compromettere il piano di Wiesenthal. Franz Stangl potrebbe avere degli amici pronti a fare qualsiasi cosa pur di fermare un noto cacciatore di nazisti. Dal quartier generale di Vienna, Simon Wiesenthal sta preparando una trappola per il criminale di guerra Franz Stangl. Consulta le fonti governative e gli archivi storici per trovare informazioni nascoste. C'era bisogno di un uomo che continuasse la caccia in un periodo in cui tutti erano indifferenti. E Wiesenthal era quell'uomo. 20 anni dopo la guerra, Wiesenthal è tra le poche persone che danno la caccia ai nazisti. La gente non voleva più sentir parlare della guerra. Ai cacciatori di nazisti come Simon Wiesenthal interessava, ma al resto del mondo no. L'attenzione era rivolta soprattutto alla caccia ai comunisti. Nonostante lo scarso interesse pubblico, Wiesenthal continua le indagini. Scava nella carriera di Stangl in tempo di guerra, carriera che lo aveva macchiato di ogni atrocità. Al castello di Artheim, Stangl fece colpo sui suoi superiori, che lo inserirono nel successivo programma di sterminio, l'Operazione Reinhard. Operazione Reinhard è il nome in codice per l'omicidio di massa degli ebrei polacchi. Un campo di sterminio serve unicamente a uccidere. Ce n'erano 3 in Polonia orientale: Belzec, Sobibor e Treblinka. Erano dei veri e propri mattatoi che Stangl aveva il compito di gestire. Se ad Auschwitz c'era una minima speranza di sopravvivere, in quei campi di sterminio no. Poche persone sono riuscite a fuggire. Wiesenthal ne rintraccia alcune. I testimoni del genocidio descrivono i dettagli dell'operazione e raccontano che Stangl aveva un ruolo centrale. Gli ebrei attraversavano le lande polacche stipati nei treni. Raggiungevano stazioni in mezzo al nulla, dove c'erano fiori, l'orologio e gli orari dei treni. Alla fine di quel terribile viaggio in treno da Varsavia, non potevano pensare che le cose sarebbero precipitate. E invece ad aspettarli c'era Franz Stangl.
Lui si occupava dell'esecuzione del programma di sterminio. Era vestito in maniera impeccabile. Aveva giacca e guanti bianchi, pantaloni ben stirati e scarpe lucide. Dietro alla stazione si nascondeva il teatro degli orrori. Le persone venivano spinte in un corridoio, spogliate, uccise con il gas e poi bruciate. Dall'arrivo alla morte passavano 30 minuti. Scendevano in stazione e dopo meno di un'ora erano morti. Wiesenthal promette ai sopravvissuti che non smetterà di cercare l'ex comandante del campo finché non sarà fatta giustizia. Nel frattempo, in Germania, uno storico processo conferma l'urgenza della missione di Wiesenthal. Vengono accusati di crimini di guerra 10 ex ufficiali delle SS che lavoravano a Treblinka. Tra questi, Stangl non c'è. Era responsabile della morte di 800.000 persone a Treblinka, ma nelle liste dei criminali di guerra il suo nome non compariva. Lui era il capo, non si sporcava le mani. Materialmente non aveva ucciso nessuno. Durante i 10 mesi di processo, i crimini di Stangl e quelli dei suoi ex colleghi nazisti vengono finalmente svelati al mondo. In Brasile, però, Stangl è un uomo libero. Wiesenthal insistette perché le autorità brasiliane intervenissero. Finalmente, nel gennaio del 67, gli sforzi iniziano a fruttare. Se la Germania farà richiesta formale di estradizione, le autorità brasiliane arresteranno Stangl. Wiesenthal aiuta i pubblici ministeri fornendo un dossier dettagliato sui crimini del nazista. Romeo Tuma, capo della polizia di San Paolo, gestisce l'operazione per l'arresto del criminale. La polizia scandagliò l'intera zona. Cominciò la missione sorvegliando la casa. Tenne d'occhio la famiglia Stangl. E stabilì a che ora lui rincasava. Stangl ignora di essere sorvegliato e crede che la minaccia dell'arresto sia sventata. Dopo la guerra trascorre 2 anni in un campo di prigionia americano. Ma gli alleati sono totalmente ignari dei suoi orrendi crimini. Gli americani lo imprigionarono senza sapere chi fosse. Stangl sapeva che l'unico modo di evitare la forca era evadere. Si potrebbe immaginare che Stangl avesse elaborato un piano astuto per fuggire. Invece si limitò a uscire a piedi dal campo. In quei campi di prigionia la sorveglianza era scarsa. Attraversò l'Austria passando per la città di Graz e insieme ad un altro uomo si fece aiutare dalla Chiesa Cattolica a lasciare l'Europa. Le vie di fuga si chiamavano Ratline, per l'analogia con i ratti, che al porto scendono dalle navi. La più famosa era la Ratline del Vaticano. Stangl aveva sentito che a Roma c'era un vescovo austriaco di nome Alois Udall. Udall era al centro di questa rete di fuga per i nazisti. Disse a Stangl che lo stava aspettando e gli chiese di scrivere un breve curriculum relativo al periodo della guerra. La cosa bella è che lui non scrisse né di Treblinka né di Sobibor. Udall fornì a Stangl tutti i documenti per andare in Siria. Dalla Siria, nel 1951, Franz Stangl e la sua famiglia salpano per il Sud America. 16 anni dopo, la vita del nazista è sul punto di crollare. Quell'uomo aveva vissuto a lungo indisturbato. Era ora di acciuffarlo. Febbraio 1967.
La polizia di San Paolo ultima i preparativi per catturare l'ex comandante di 3 campi di sterminio, Franz Stangl. Arrivata la richiesta di estradizione, il capo della polizia procede. Stangl venne preso in un giorno normalissimo per lui. Dopo il lavoro andò a bere una birra con la figlia in un bar vicino casa sua. Mentre stava rincasando, all'improvviso comparve un'auto, da cui scesero dei poliziotti. Non oppose resistenza. Non aveva alcuna possibilità di fuggire. Si sentiva intoccabile. Spinsero Stangl nel retro della macchina. La figlia gridava. È sconvolgente veder portare via così il proprio padre. La polizia porta Stangl in carcere e aspetta l'estradizione. A 8.000 chilometri di distanza, a Vienna, Simon Wiesenthal non sa che la cattura di Stangl sta per portarlo sulle tracce di un altro importante criminale nazista. Durante l'interrogatorio, l'ex comandante di Sobibor dichiara che il suo lavoro consisteva solo nel registrare i nomi delle vittime prima che queste fossero uccise. Una giustificazione usata dai criminali nazisti è: ho solo obbedito agli ordini. Stangl non avrebbe mai ammesso di aver sbagliato, perché secondo lui non aveva fatto niente di male. Forse gli era mancato il coraggio di dire ai suoi superiori: è una cosa orribile, non intendo farla. Senza persone come lui, il nazismo non avrebbe mai attecchito. Giorni dopo, Wiesenthal riceve notizie dal misterioso informatore. Come promesso, tiene fede al patto. Non rivelerà mai l'identità dell'uomo. Qualcuno ha ipotizzato che sia stato l'ex genero di Stangl a vendere le informazioni a Wiesenthal. Tra i due c'erano state spesso liti plateali. Con la figlia di Stangl era finita. Forse lui volle prendersi una rivincita e decise di parlare con Simon Wiesenthal. La famiglia è convinta che sia stato lui. Nel giugno del 67, Franz Stangl torna in Germania per affrontare l'accusa di genocidio. Era un pezzo grosso da riportare in patria. Il processo Stangl fu uno dei momenti chiave nella storia della Shoah, perché prima di allora la gente non si era resa conto di quello che era successo nei lager, nemmeno del fatto che uomini come Stangl erano ancora liberi e per anni avevano continuato a vivere e a lavorare indisturbati dall'altra parte del mondo. Non avevano certo le corna da diavolo o il forcone insanguinato. Sembravano normalissimi autisti di autobus o droghieri. Il 22 dicembre 1970, Simon Wiesenthal ascolta dalla tribuna il verdetto della giuria. Colpevole. Per il suo ruolo nell'uccisione di 900.000 persone, Franz Stangl viene condannato al carcere a vita. Una volta consegnato alla giustizia, passarono 3 anni prima che fosse condannato. La sua famiglia continuò a dichiararlo innocente. Non lo era affatto. Finalmente, 25 anni dopo la caduta del regime nazista, Simon Wiesenthal archivia i fascicoli su Franz Stangl. 4 mesi dopo, Stangl accetta di farsi intervistare dalla giornalista Gitta Sereny.
rilascerà una dichiarazione sconvolgente che mette Simon Wiesenthal sulle tracce di un altro dei principali criminali nazisti. Quando venne intervistato, mentre si trovava in prigione, diede importanti informazioni sul suo passato. Tradì tranquillamente il suo vecchio amico Gustav Wagner. Rivelò che anche lui viveva a San Paolo. Gli ufficiali dell'SS giuravano onore e fedeltà, ma quando venivano catturati, tradivano senza alcuna remora i propri compagni. Grazie alle sue abilità, Stangl diventa insegnante presso il centro di sterminio del castello di Arnheim. Tra i suoi allievi c'era Gustav Wagner. Una volta inseriti nell'ingranaggio della macchina omicida, gli allievi venivano sottoposti a dei test. Wagner li superò tutti. Era un bravo studente. Provava piacere nell'uccidere. Il giorno dopo aver tradito il suo compagno nazista, Franz Stangl muore di infarto. Visse serenamente fino a 63 anni. Trascorse un solo anno di prigione a Düsseldorf. Una volta saputo che Wagner si trovava in Brasile, Wiesenthal iniziò a seguire il caso. Gustav Wagner era uno degli sterminatori più vendicativi ed esaltati al mondo. Si considerava un dio. Dopo Arnheim, i due nazisti vengono mandati al campo di Sobibor. Stangl è il nuovo comandante, Wagner il suo vice. Quando il primo viene trasferito a Treblinka, al Lager serve un nuovo capo. Stangl propose Wagner. In ogni campo di concentramento c'era una persona di cui tutti avevano paura, e a Sobibor era Wagner. Lo chiamavano la bestia. Quando arrivava lui, tutti sapevano che qualcuno sarebbe morto. Giugno 1971. Simon Wiesenthal inizia a cercare Gustav Wagner a San Paolo del Brasile. Wiesenthal sapeva che Wagner era lì, ma ignorava quale nome usasse. Oltretutto, non sapeva esattamente dove vivesse. I suoi contatti in Brasile gli forniscono una copia del primo passaporto di Wagner, ma all'indirizzo riportato non vive più nessuno. Le tracce scarseggiano, ma il ricordo del nazista e dei suoi crimini non abbandonerà mai il sopravvissuto di Sobibor, Thomas Blatt. Wagner era un uomo molto, molto alto. Era robusto, era forte. Quando lo vidi a 200 metri da me, tremai. Era il più grande assassino di Sobibor. Era terribile, davvero sadico. Mi ha picchiato tantissime volte. Il suo gioco preferito era uccidere padre e figlio con un unico proiettile. Obbligava le due vittime ad allineare le teste. Scoprì una donna mentre stava nascondendo il figlio in uno zaino. Allora li prese e li portò fuori dal campo. Fece inginocchiare la madre e sparò al bambino. Scusate, scusate. Poi sparò a lei. Ha ucciso più di 200.000 persone. Come il suo mentore Franz Stangl, dopo la guerra Wagner sfugge agli alleati. Torna nella sua casa in Austria e vi rimane finché Stangl non arriva alla ricerca della Ratline. Stava camminando. All'improvviso Stangl sentì un fischio che proveniva da una casa e poi... Ciao, Franz! Era il suo vecchio amico Gustav Wagner. I due decisero di provare a farsi una nuova vita oltreoceano. Sia Stangl che Wagner andarono in Brasile.
Iniziarono insieme e finirono insieme, a meno di 50 chilometri di distanza. Direi che è agghiacciante che durante la loro latitanza abbiano vissuto una vita normale, fraternizzando tra di loro. Eichmann e Mengele, per esempio, si incontravano spesso all'ABC Café di Buenos Aires. Mangiavano insieme, bevevano insieme. Rabbrividisco pensando al possibile argomento delle loro conversazioni. Wagner entrò a far parte della comunità tedesca che viveva sulle colline fuori San Paolo. Sposò una brasiliana che aveva già dei figli. Quando lei morì, rimase solo. Dopo l'arresto e l'estradizione dell'amico nazista, Wagner contattò la moglie di Stangl. La donna però non vuole vederlo. Offre a Wagner del denaro in cambio della promessa di lasciarla stare. Simon Wiesenthal non sa ancora dove si nasconde il nazista. Per 7 anni non ve ne sarà più traccia. Alla fine, Wiesenthal incappa in un potenziale indizio. Un articolo di giornale descrive una strana celebrazione in un albergo in Brasile. Una festa di compleanno in onore di Hitler. Forse un nazista convinto, Wagner appunto, compariva nella lista degli invitati. Wiesenthal rintraccia i giornalisti che hanno scritto il pezzo. All'epoca ero solo una fotografa. Lavoravo per Jornal do Brasil. Il mio capo disse che aveva un incarico per me. Qualcuno aveva mandato al giornale un invito anonimo. C'era un incontro tra nazisti per festeggiare il compleanno di Hitler. Era scritto in codice, però io risposi: bene, allora andiamo a caccia di nazisti. Cinzia Brito parte insieme a un cronista del giornale e al marito, che si è offerto di guidare. Viaggiammo per ore e ore, finché ci ritrovammo nel nulla. Non c'era anima viva, nemmeno mucche. Proposi di fermarci a mangiare qualcosa. Ci fermammo all'Hotel Till. Sembravamo dei tedeschi, per cui a nessuno venne in mente che fossimo giornalisti brasiliani. Andammo al ristorante. Vidi esposte delle porcellane. Dopo averle osservate da vicino, pensai: non è possibile. C'era un servizio da caffè in porcellana e sopra ognuna delle tazzine era dipinta una svastica. Dissi: accidenti, ci siamo. Guardammo dalla finestra. Vedemmo un gruppo di persone che indossavano dei vestiti tradizionali tedeschi. Andammo sul retro dove stavano festeggiando. Feci posizionare la cronista e il marito in modo tale da sembrare che stessi fotografando loro due. In realtà fotografavo il gruppo. Quando i tedeschi si accorsero che stavamo scattando delle foto, decidemmo di chiamare la polizia. Fu un momento spaventoso. All'arrivo della polizia la festa è terminata. Rimangono soltanto un paio di invitati. Ricordo che gli agenti chiesero ad uno dei nazisti il passaporto per vedere se era clandestino. Poi il proprietario dell'hotel cominciò a parlare con i poliziotti. Gli agenti decidono di perquisire la stanza dell'uomo, che continua a protestare.
La polizia entrò nella sua camera e aprì uno dei comodini. C'era una pistola, carica, e accanto una scatola di munizioni. Non era lì per la festa. Quando la polizia trovò l'arma, l'uomo iniziò a dare in escandescenze. Il proprietario dell'hotel cominciò a urlare e prese a correrci dietro. Avevamo capito di avere in mano un ottimo pezzo per il giornale. Ma ancora non sapevamo quanto sarebbe stato fondamentale il nostro lavoro. Dei giornalisti brasiliani hanno scoperto un'insolita festa di compleanno in onore di Hitler. Le fotografie fanno il giro del mondo. Wiesenthal contatta il Jornal do Brasil e chiede le foto scattate da Cinzia Brito. Tra i volti degli ospiti non compare quello di Gustav Wagner. Wiesenthal è determinato come non mai e tenta un'altra strada. Aveva il timore che Wagner fuggisse. Così tentò un giochetto sullo stile di quelli del nazista. Chiese al giornale di pubblicare una delle foto con sotto il nome di Wagner e la sua matricola SS. Il giornale pubblica un racconto dettagliato dei crimini di guerra di Wagner. Wiesenthal annunciò che l'uomo della foto era Gustav Wagner. L'omicida, ricercato di Sobibor, andava assolutamente arrestato. Wiesenthal naturalmente sapeva che quello non era Wagner, ma sperava di scovarlo. L'articolo lascia Wagner preoccupato e perplesso allo stesso tempo. I suoi crimini sono ormai noti al mondo intero. Tuttavia, l'uomo che compare nella foto non è lui. Ci furono diversi incontri al vertice. Pochi giorni dopo, l'uomo identificato come Wagner venne ucciso. Nessuno sa da chi. Secondo una delle teorie, gli altri nazisti temevano che Wagner, dopo l'arresto, spifferasse quanto sapeva sul loro conto. Decisero quindi di toglierlo di mezzo. Dopo la morte di quell'uomo, Wagner divenne molto nervoso. Meglio finire in mano alla polizia che essere ucciso. Così decise di costituirsi. Il piano del cacciatore di nazisti funziona. Alla centrale di polizia, Wagner confessa di essere stato a Sobibor, ma nega di aver commesso le atrocità descritte. La polizia gli fa notare che non è l'uomo della foto e che se entro 48 ore non troverà prove sulla sua identità, sarà costretta a rilasciarlo. Per una straordinaria coincidenza, la prova dell'identità del nazista arriva proprio da uno dei pochi sopravvissuti di Sobibor, Shlomo Schmeitzner. Senhor Gustavo, o senhor é mesmo o homem que foi julgado em Nuremberg e condenado? Shlomo viveva in Brasile e una sera, mentre stava guardando il telegiornale, vide comparire sullo schermo la faccia di Gustav Wagner. Rimase sconvolto. Non poteva credere che lui e Wagner stessero respirando la stessa aria. Prese il primo aereo per San Paolo e andò alla stazione di polizia. Le autorità hanno l'occasione perfetta per catturare Wagner.
il capo della polizia, Tuma, organizza un incontro fra il torturatore nazista e la sua vittima. Questo uomo sta dicendo che il signor era il chefe del campo di concentrazione. No, questa non è verità. Il chefe fu Stengel. Stengel? Franz Stengel. Agora, chefe, Spitz, era Oberscharführer Gustav Wagner. Ele fala... Non avrebbe mai immaginato che avrebbe incontrato uno dei pochi sopravvissuti di Sobibor nella sua stessa città. Vocês matavam, fuzilavam, rebentavam, faziam o que queria e ninguém. Você hoje, depois de 36 anos, seja um pouco de macho, homem. Wagner disse a Shlomo: dovrebbe essermi grato per averla risparmiata. Era una missione di colpevolezza davvero sconvolgente. Ora che la sua identità è confermata, Wagner aspetta di essere estradato. Tutti volevano Wagner. La Polonia per via di Sobibor. La Germania Ovest per crimini di guerra. Israele voleva impiccarlo. Sapeva che ormai nulla lo avrebbe salvato da un processo e dall'ergastolo. Avrebbe fatto la fine di Stengel e degli altri. L'idea lo terrorizzava. Mentre era in custodia, uscì completamente di testa. Le prigioni brasiliane non sono piacevoli. Dopo due settimane di prigione, Wagner tenta il suicidio, rompendo le lenti dei suoi occhiali e ingoiando i frammenti di vetro. Non era una persona emotivamente stabile e l'enorme pressione di quei giorni lo spinse a tentare il suicidio. Venne portato in un ospedale giudiziario di Brasilia. Wagner tenta di uccidersi altre due volte, tagliandosi le vene nella vasca da bagno oppure sbattendo violentemente la testa contro il muro. Il suo destino è nelle mani della Corte Suprema brasiliana. La sua vita non fu più la stessa. Sono passati 35 anni dal regno di terrore instaurato a Sobibor da Gustav Wagner. I giudici brasiliani stanno ancora decidendo se farlo processare o meno per i suoi crimini. La Corte Suprema del Brasile decise, per non so quale motivo tecnico, di non concedere l'estradizione di Gustav Wagner. Alla fine venne rilasciato e poté tornare a casa. La scioccante decisione viene condannata dal mondo intero. Non vi erano motivi legali per non estradarlo. Le prove contro di lui erano più schiaccianti di quelle contro Stengel. Ad ogni modo, Wagner non poteva più restare in Brasile. Era cosciente del fatto che ormai tutti sapevano tutto e che gli avrebbero dato la caccia. Non solo Wiesenthal, ma anche i sopravvissuti. E poi fu trovato morto. Aveva ferite da taglio apparentemente autoinflitte. La sua famiglia disse che si era accoltellato al cuore, che era un suicidio. In realtà molte persone credono che si sia trattato di omicidio. È davvero difficile colpirsi a morte in quel modo. Secondo una delle teorie, Wagner è stato ucciso per vendetta da una delle sue vittime, forse un sopravvissuto di Sobibor. È stato seguito e pugnalato. Intervistai Shlomo e gli chiesi di Wagner. Lui mi guardò con un sorrisetto e disse: e si sarebbe suicidato accoltellandosi al petto? Poi rise. Avrei voluto ucciderlo, ma non l'ho fatto perché sarei andato in prigione e la mia famiglia ne avrebbe pagato le conseguenze. Forse, se fossi stato un uomo solo, lo avrei fatto.
È sfuggito alla giustizia. Avrebbe dovuto affrontare il processo e la prigione. Wagner ha vissuto anni sereni in Brasile e non ne aveva il diritto. Ancora oggi la morte di Wagner è un mistero. Ha avuto comunque una fine violenta, quindi almeno in parte c'è stata una sorta di giustizia divina. Il cacciatore di nazisti più famoso del mondo, Simon Wiesenthal, ha consegnato alla giustizia centinaia di criminali di guerra, i più importanti, Franz Stangl e Gustav Wagner. Complessivamente, Stangl e Wagner hanno un milione di vite sulla coscienza. Complessivamente, Stangl e Wagner hanno un milione di vite sulla coscienza. Wiesenthal è diventato il simbolo della caccia ai nazisti quando tutti avevano ormai dimenticato. Nel 2004, Wiesenthal viene nominato cavaliere onorario dalla Gran Bretagna. Morirà l'anno seguente, 96enne. È vissuto più a lungo di molti dei criminali a cui ha dato la caccia. La più grande soddisfazione è che ora il mondo sa.